principi fondanti delle casse rurali ovviamente sono il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei territori nei quali sono nate, nei quali sono sorte, prevalentemente territori di propensione agricola, appena gli inizi dell'artigianato, per poi arrivare sicuramente alla prima imprenditoria, ma sempre l'attenzione alle famiglie. A Leone XIII, voglio dire che con la sua Encyclica Rerum Novarum, ecco, detta la spinta a chi si voleva impegnare anche in questo settore. Allora non era finanza, era prestito, quindi forse prestito ci dice molto di più. Quindi il prestito non era quello di dare tanti denari, ma era quello di dare il sufficiente per comprare la semente. Insomma, era quello per poter comprare, che so, un pezzo di legno per consentire al falegname di costruirsi una sedia o un tavolo. Ecco come è nato questa avventura. Molte delle banche, delle prime collocazioni delle banche sul territorio sono vicine alle parrocchie, vicino alle chiese, perché questa forma di risparmio è una forma di risparmio che, diversamente, credo di poter dire, dalle altre banche, nasce proprio dalla base sociale, dalle cose più umili, eccetera, eccetera. Il 2022 è un anno molto significativo per noi, in quanto la nostra banca compie 120 anni. Non dimentichiamo che BCC Felsinea deriva dalla fusione delle tre banche, la Cassa Rurale di Castenaso, che nacque il 16 febbraio 1902 e dopo poco più di un mese vedeva agli albori, il 25 marzo 1902, la Cassa Rurale di Monterenzio. In verità la Cassa Rurale di Castelluccio era nata nel 1899, ma il ceppo odierno della nostra banca, la BCC Felsinea, è quello della nostra Cassa Rurale di Castenaso, che nasceva appunto il 16 febbraio 1902. Nel 1909 nasce la Federazione Nazionale delle Casse Rurali. In quegli anni crescevano in maniera molto repentina. Nel 1912, se ben ricordo, erano 1650 le casse rurali, l'anno successivo passarono a 2000. Quindi anni di grande crescita, di grande sviluppo di queste banche. Sai, il periodo della guerra è stato tremendo. Mi ricordo io, le scarpe si usavano solo la domenica, andare a messa e poi dopo si andava scalzi. Chi se la passava bene a quel periodo lì erano i contadini, perché loro avevano tutto, avevano di che da mangiare, ma gli operai se la vedevano un po' magra. Il periodo del fascismo è stato un periodo che ha certamente penalizzato tutto il movimento del credito cooperativo, fino quasi a farlo sparire. Dopo gli anni della guerra le casse rurali ripartivano con un processo di riapertura che veniva perseguito attraverso i parroci locali prevalentemente, quindi il primo sportello della nuova Cassa Rurale di Castenaso era proprio nelle sale della parrocchia. Celestino Rizzoli raccontava che lui gli chiesero di andare a lavorare lì e lui ci andò. E il primo anno però non c'era stipendio. E poi il rischio anche perché lui aveva la biciclettina il primo anno e una volta alla settimana doveva andare con la bicicletta e una piccola cassaforte in centro a Banca Italia tutte le settimane. E durante la settimana, oltre a stare, diciamo così, in filiale, andava anche dai contadini, dagli artigiani in giro, proprio a porta a porta, diciamo. Cioè andavano nel periodo degli anni, nei primi anni 70, andavano in cantiere su per le scale dal capomastro che magari era in cima a discutere le condizioni piuttosto che le altre. Cioè, il mondo era quello lì. Questo è stato il nostro inizio, ma anche a Monterenzio c'era un personaggio che Zani, che si chiamava, che anche lui era partito così. Da un punto di vista commerciale, io dico che è il più bravo commerciale che io abbia mai incontrato nella mia esperienza di banca, perché lui era veramente bravo, lui era empatico, quindi lui lo metteva in contatto con una persona,
lui veniva a casa con il contratto del conto corrente nuovo, con il deposito nuovo, eccetera. La soddisfazione che a volte capitava, che so, era persona anziana, come sono fatti qui da noi, che erano persone senza nulla di nulla, non aveva niente di niente, però cosa faceva? Andava sotto il camino, casomai, no? Tirava fuori, prendeva fuori un rozzo di carte da 10.000, che erano quei fogli che erano grandi così, e te le dava. Questa è la grande soddisfazione, quindi ti dava queste banconote che sapevano di fumo e erano cose che, però ecco, queste sono soddisfazioni, vuol dire, quando vanno là, prendono loro e te li danno e dicono, guarda. Ecco. La crescita delle casse rurali ed artigiane avvenne a partire dagli anni 60. Peraltro nel 65 fu costituita una federazione tra le casse rurali ed artigiane delle province di Bologna e Forlì. E successivamente, grazie all'intervento, all'impegno di Giovanni dalle Fabbriche, furono riunite tutte le casse rurali dell'Emilia-Romagna nella Federazione delle Casse Rurali Artigiane dell'Emilia-Romagna, nata il 25 gennaio 1970. Quest'anno sono esattamente 50 anni, dal 72 al 2022, 50 anni che c'è stata la fusione in Alto Reno delle allora piccole banche che c'erano, che era Lizzano, Molino del Pallone, Ponte della Venturina e Castelluccio, che è stata creata un'unica banca, erano tutte nate diciamo vicino ai campanili, quindi questo ha creato una banca un pochettino più strutturata. Celestino Rizzoli, dopo il pensionamento da direttore di BC Castenaso, fu chiamato a svolgere il ruolo di presidente del collegio sindacale di BCC Monte Renzo. Peraltro Celestino scelse poi, quando il mio predecessore andò in pensione, scelse me come direttore. Fin dall'inizio lui vedeva la sinergia che si poteva creare da un'eventuale fusione tra Monte Renzo e Castenaso, due banche complementari, vicine, stesso territorio, senza sovrapposizioni particolari. Quando ci trovavamo con Rizzoli e Celestino dicevo, dai Carlo, ma perché non ci uniamo? Le nostre forze, le nostre due banche sono uguali, i soci, il nostro modo di operare, uniamo queste piccole forze, diventiamo un po' più grandi, vedrai che va bene per tutti e due. Ma sì, Celestino, lavoriamo, vediamo. Difatti anche la sua lungimiranza era di andiamo benissimo, però alla lunga non è sufficiente la banchetta di prossimità a Monte Renzo, dobbiamo ingrandirci, dobbiamo andare anche nei territori ricchi, molto da guadagnare, e da poter riversare anche i soldi nei territori meno ricchi. L'essere parte integrante di un'economia circolare, per la quale le risorse del territorio vengono riversate sul territorio, ci ha consentito di essere sempre non dipendenti da altri, dal sistema bancario, dal sistema finanziario, ad esempio per la raccolta, per le risorse che servono per finanziare l'economia. Allo stesso tempo il nostro patrimonio ha cresciuto grazie all'accumulare delle riserve che sono indivisibili, non possono essere distribuite ad alcunché, ai soci o agli amministratori, ha determinato una grande solidità del nostro sistema, delle nostre banche, della nostra banca in particolare, quindi una grande tutela per i risparmiatori e depositanti. Noi, anche grazie alla nostra capogruppo, siamo in grado di erogare prodotti e servizi finanziari di altissima qualità, estremamente competitivi rispetto a tutti i nostri concorrenti. Allo stesso tempo la valutazione del merito creditizio passa attraverso dinamiche che non sono quelle di una volta, dove l'onestà era il denominatore comune anche, ahimè, rispetto ai clienti, ma valutazioni molto attente della progettualità, del business plan, della sostenibilità economica nel tempo, perché è un valore anche, ahimè, togliere dal mercato aziende che non sono sostenibili.
perché il danno sarebbe non solo per la banca, ma anche per i dipendenti, per lo Stato, per le tasse, per l'economia, per i fornitori, per gli stakeholder. E questo è un ruolo che noi cerchiamo di svolgere molto attentamente. Presto detto il perché di questo nome. Le nostre principali consorelle rispondono al telefono così: pronto Emilbanca? Oppure pronto Banca di Bologna? Le nostre concorrenti: pronto Unicredit? La nostra banca invece risponderà: pronto BCC? Quindi manterrà sempre ben presente l'origine della propria storia, che sarà l'indirizzo anche per il suo futuro. L'articolo 2 dello statuto delle banche di credito cooperativo è un articolo importantissimo, fondamentale, che esiste da oltre 100 anni, dalla nascita delle banche, e dice in sostanza che la banca deve lavorare per migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci e soprattutto lavorare per migliorare in primis le condizioni morali, culturali e poi economiche, quindi lavorare molto sul discorso umano prima ancora che arrivi il discorso finanziario. E questa è una cosa fondamentale, è il modello di banca del credito cooperativo che nessun'altra banca può vantare in questo momento. È particolarmente significativo cercare di tutelare i posti di lavoro, le attività che sono presenti in questa zona e cercare, se possibile, di contribuire alla loro crescita sia in termini di dimensioni delle aziende che in termini occupazionali. La BCC, che è la banca del territorio per eccellenza, è stata una delle mie prime banche, quindi che ha messo un piccolo granello nel percorso di crescita e ancora dopo tanti anni è una nostra banca. Io penso che le banche non sono aziende come tutte le altre. Perché? Perché ha un impatto sull'economia molto superiore. L'impresa ha una responsabilità sociale importantissima, non solo perché dà lavoro, che è abbastanza evidente, ma perché deve in qualche modo restituire qualcosa che va oltre il lavoro e gli stipendi che eroga al territorio. E destinare e dedicare parte delle proprie risorse, sia economiche che di competenza, alla crescita sociale del territorio. L'aspetto finanziario è qualcosa che quando inizi a fare impresa pensi che non serva, perché tu hai buone idee, riesci ad avere mercato, pensi che la progettazione che hai fatto sia buona, ti viene normale credere di avere successo. E qua invece incontri le prime difficoltà. Ed è qua che diventa fondamentale quel legame coi territori, tra banche e imprese, che possono determinare la riuscita o la non riuscita anche di un ottimo progetto. L'essere una banca che trae ispirazione della dottrina cattolica della Chiesa, che vuole umanizzare la finanza, umanizzare l'economia, non vuol dire non essere efficienti. La banca ha anche una responsabilità sociale nel nostro territorio, perché essendo un territorio così particolare, con dei problemi logistici, lontano dall'autostrada, è logico che la banca deve anche attuare un servizio sociale, come sta facendo e ha fatto in passato la BCC, a salvaguardia delle aziende che sono nella nostra zona, ma anche per creare nuove opportunità di lavoro, per creare nuove attività, nuove aziende, insomma per lo sviluppo totale del territorio, ecco. La conoscenza anche del territorio stesso, perché io sono
noi siamo qui da 50 anni, tanti clienti, tante situazioni che si possono conoscere al di là delle carte, anche conoscere dei valori umani che possono avere dei nostri clienti, dei nostri soci, che magari i numeri non dicono, non raccontano, ma io posso dire quella è una persona per bene. Io lo posso testimoniare dal 2013, perché sono qui dal 2013, ma questo rapporto con il territorio è sempre stato fondamentale. Ma non solo un rapporto col territorio, proprio un rapporto con anche la realtà ecclesiale e comunitaria dentro al territorio, perché è diventata sempre di più segno di solidarietà, di educazione, di promozione dentro appunto a questo territorio. Io sono nato nel 47, qua nel 47 c'era niente, c'erano 5-6 case, basta. Poi la banca è stata anche il supporto, e hanno dato soldi a tutti quelli che hanno fatto le case sulla fiducia tante volte, delle persone che non avevano i soldi, ma sulla fiducia, perché le persone sapevano che era una persona seria che avrebbe rispettato gli impegni che aveva. E la banca era una cosa di famiglia, poi dopo oggi è diventata grande. Oggi sono stati bravi. Tanti sono nati con la banca, perché parliamo della metà degli anni 50, periodo di boom certamente, ma anche di pochi soldi in tasca, quindi tanti sono ancora gli imprenditori di allora, o i figli degli imprenditori di allora, quindi abbiamo visto le generazioni veramente. Noi si è cominciato perché mio padre era abbastanza avanzato con l'idea, cioè secondo me, adesso non perché sono di fiamma, ma era innovativo, era avanti rispetto agli altri. E allora così si cominciò a vedere un po' di produrre, sì, però a vedere anche di trasformare questo prodotto. Abbiamo continuato, sviluppato, cercando di aggiornarsi, adesso facciamo ancora quel lavoro lì e altre cose. Dopo sono arrivati i ragazzi e siamo ancora qua. Sì, mio padre aveva il conto corrente numero uno della banca cooperativa di Lizzano in Belvedere. Quando abbiamo dovuto cambiare la macchina di proiezione perché si è passata al digitale, in un primo tempo avevamo pensato vabbè, è chiuso, chiudiamo il cinema, e poi invece con la banca abbiamo visto che potevamo farcela, e era un investimento abbastanza importante. E la banca ci ha aiutato e siamo qui, ormai siamo qui dal 94, quindi quanti sono? Quasi 30 anni. Guardo molto anche i giovani, infatti finanziamo tantissime imprese giovanili, no? Le aiutiamo a entrare nel mondo del lavoro e sempre più vogliamo farlo, perché i giovani che hanno idee vanno aiutati. Perché solo così si può costruire delle nuove realtà imprenditoriali. La banca cosa può fare? Può fare tantissimo, perché innanzitutto può fare educazione finanziaria, cosa di cui c'è estremamente bisogno in questo periodo, e poi può fornire degli elementi utili per far sì che nascano nuove imprese, aiutare i giovani che vogliono partire con qualche idea imprenditoriale a capire se l'idea sta in piedi, prima di tutto. Perché comunque tutte le idee imprenditoriali devono avere una sostenibilità anche finanziaria, non solo essere una bella idea, e poi accompagnarli in un percorso di educazione e anche di aiuto tramite i mezzi finanziari che ogni banca ha a disposizione, noi in particolare che ci professiamo credito cooperativo, quindi più vicini anche alle piccole realtà. Ho memoria di quanto il credito cooperativo allora BCC Monte Renzio ha fatto per i miei genitori. È stata sempre al fianco della famiglia Lelli nel corso dell'attività economica. Ancor più ha scelto di attribuire fiducia a due giovani come me e Luca, che nel momento in cui abbiamo scelto di raccogliere il testimone dei nostri genitori, non facevamo 50 anni in due. Noi pensiamo che i giovani viaggiano solo online, però in realtà quello è solo il primo approccio. Come secondo approccio loro vogliono una persona, quindi
il fatto di poter venire in banca, che siamo qui, che siamo fisicamente presenti, e l'ho visto un valore aggiunto per i giovani. Le casse rurali sono nate in particolare quando c'era il settore primario, forse era veramente primario, ecco, o c'era solo agricoltura, poi dopo si è trasformata in cassa rurale ed artigiana con i piccoli artigiani, però il cuore, le radici sono nell'agricoltura, le radici. Ci sono anche però tantissimi giovani che si stanno, come dire, avvicinando a quella che è l'impresa agricola, quindi noi come banca siamo e vogliamo essere sempre più vicini a loro. Siamo riusciti ad avviare invece un percorso diverso per quello che riguarda il ramo dell'agricoltura, dove c'è molto fermento a livello giovanile, ci sono molte aziende che stanno facendo ricambi generazionali, solitamente sono aziende avviate da anni, dove il padre passa l'attività al figlio e così via. In questo settore c'è una particolarità che è quella del contributo che viene erogato a livello regionale per i primi insediamenti. Spesso e volentieri riusciamo ad intercettare questo tipo di operatività, magari dando anche delle anticipazioni su questi contributi che poi vengono concessi a livello regionale o comunitario. Siamo riusciti a finanziare diverse aziende che hanno ristrutturato, hanno costruito stalle, e con risultati ritengo interessanti sia per noi banca che per anche lo sviluppo di questo tipo di attività. E finito il percorso di studi, dopo abbiamo deciso di riprendere in mano l'azienda che era stata affittata, di ampliarla, fare innovazioni, fare tanti investimenti. Abbiamo creduto molto sulla tecnologia, e con la robotizzazione non abbiamo incrementato il numero degli animali, ma abbiamo incrementato il benessere degli animali. Cioè abbiamo puntato a dare più spazio agli animali, robotizzando sia la mungitura che l'alimentazione. Qui abbiamo puntato sul benessere e produttività, mantenendo costante il numero. La banca vedeva che gli investimenti che volevamo fare tornavano, quindi la banca, ovviamente, vedendo che i numeri tornano, ci ha sempre dato più fiducia. La banca ha sempre finanziato queste iniziative, quindi buona parte dei finanziamenti alle associazioni vanno a quelle di volontariato, alle Caritas, alle parrocchie, alle Onlus. Ci teniamo molto, soprattutto poi in questo periodo dove il nostro sostegno si è anche indirizzato per la raccolta fondi per l'Ucraina e quindi i problemi derivanti dai profughi che purtroppo devono scappare dalla zona di guerra. L'aggregazione è importantissima, ecco, in un paesino di 3.700 abitanti come Monghidoro. Noi facciamo, oltre aggregazione, con attività sportiva, insomma c'è anche accoglienza, perché noi a Monghidoro abbiamo avuto anche delle famiglie, insomma, non con tante possibilità. In questo modo abbiamo permesso loro di fare le stesse attività dei nostri ragazzi. Sicuramente la nostra banca è molto orientata sul sociale, quindi sostenere comunque le attività sociali o comunque le associazioni, volontariato che c'è sul nostro territorio. E credo che queste associazioni di volontariato o comunque associazioni sportive per la nostra realtà siano molto importanti, perché senza di loro mancherebbero tantissimi servizi, anche solo per i giovani, per i bambini. Per noi come banca è importantissimo insegnare ai bambini, spiegare ai bambini che cos'è il risparmio. Quindi come banca stiamo cercando di fare anche all'interno delle scuole, già più piccole che anche più grandi, dei percorsi di alfabetizzazione, cioè di insegnargli che cosa vuol dire la banca, che cosa vuol dire il risparmio. Perché se non imparano da piccoli, poi difficilmente da grandi lo avranno. Se non iniziamo a far crescere i bambini, non avremo un futuro. Noi abbiamo assolutamente bisogno di tecnici, tecnici, tecnici. E questa scarsità di persone, per esempio, ha portato con la banca a cercare di crederci e di coltivare. Qualche anno fa papà si prodigò con la banca per dare una borsa di studio ai ragazzi della scuola media di Rastignano, ma che avessero voluto così continuare un apprendimento tecnico. Sì, questa borsa di studio ha portato anche a,
ad avere molti più studenti verso indirizzati agli studi tecnici piuttosto che a quelli commerciali o amministrativi, e si traducono in posti di lavoro, in ricchezza della nostra regione. Questa relazione con il territorio, cioè con i clienti, è per merito dei dipendenti della filiale, della BCC Felsinia, ovviamente. Cioè noi ci dobbiamo rivolgere a una platea di clienti che, fra i quali c'è l'imprenditore, fra i quali c'è il professionista, c'è il dipendente, c'è lo studente, il disoccupato. Ma ahimè, c'è anche un po' l'emarginato, il debole proprio, il debole che ha bisogno della banca come una pacca sulla spalla, l'amico vicino. In quel caso gli ho fatto un po' da fratello maggiore, come posso dire, non aveva nessuno, si rifugiava un po' nel gioco, e allora abbiamo educato un po' sul risparmio, l'abbiamo educato di non spendere male i suoi soldi, l'abbiamo educato a fare degli investimenti, anche delle spese oculate, fatte per bene, il valore di avere aiutato una persona a uscire da un brutto tunnel è impagabile. Ma proprio questo rapporto che invece c'è con le varie persone, col personale, permette di intensificare sia il rapporto, diciamo, col cliente, ma anche stesso gratificare il dipendente stesso della banca. Diciamo che la relazione della banca con la clientela di un credito cooperativo, una BCC Felsinia come la nostra, non è solo relativa all'esigenza finanziaria piuttosto che un rapporto esclusivamente di lavoro, ma esula e va anche oltre il perimetro. Il cliente sa che in queste banche può trovare, diciamo, quel fattore di umanità, di comprensione che va oltre, diciamo, alla logica dei numeri. Da sempre è stata una priorità della nostra banca, perché siamo nati così, noi siamo nati come Cassa Rurale, il nostro elemento qualificante è il fatto che noi percepiamo le problematiche del cliente come problematiche nostre. Noi abbiamo cominciato a lavorare con il medicale, con gli ospedali, che pagavano un anno, due anni, quindi siamo stati forzati ad avere un credito dalla banca. E quindi abbiamo messo il nostro lavoro a garanzia, abbiamo cercato di lavorare per lavorare insieme a una banca che ti ascolta, condivide, viene a vedere quello che fai e crede in te e quindi ti finanzia. Ma questa per me è la forza della BCC. La forza della BCC è avere un interlocutore che capisce le tue problematiche, che parla molto chiaro, senza tanta filosofia, in maniera che se è possibile risolverli si risolvono, se non è possibile risolverli non si risolvono. L'importanza di fermare un cliente, dirgli al momento: no, soprassediamo da questo progetto che stai vedendo, è un progetto che non è corretto in questo momento economico, rivediamolo. Il cliente va via in maniera poco soddisfatta perché aspettava un sì da parte nostra. Dopo un po' di tempo ritorna e dici: avevi ragione. E molti, spesso qualcuno te lo dice e ti ringrazia, che è la cosa più bella, con un sorriso: ho rivisto il progetto, rivediamolo in un'altra forma, riprendiamolo in mano e portiamo avanti il cliente con la sua azienda. Gentilezza è un'arte che va coltivata giorno per giorno, e anzi momento per momento, anche perché i momenti di tensione ci possono essere, no? Determinati anche appunto dagli eventi esterni, da fattori esterni, comunque anche da tensioni determinate, no, appunto nella relazione commerciale. Ecco, non bisogna mai perdere di vista questo valore, insomma, sì. Il fatto di saper ascoltare è estremamente importante. Saper ascoltare significa poi anche riportare a chi deve valutare una determinata pratica una situazione. È una banca che non si è mai spersonalizzata, ma che ha sempre mantenuto con i propri clienti quel sapore, quel volersi bene nel senso giusto, perché facciamo business certamente, però quel fatto di potersi chiamare per nome e di essere qualcuno anche all'interno di un istituto di credito. È chiaro che la preparazione tecnica attuale impone tutte altre cose, ma
ma allora l'occhio avanti è stato veramente il toccasana per questa banca, perché, ripeto, sono stati fatti veramente delle operazioni. E quando Sio Rizzoli diceva che quello era bon, in dialetto, quello era un buon cliente, difficilmente si sbagliava. Avevamo bisogno di liquidità per acquistare un'azienda all'epoca. Siamo andati da Celestino chiedendo cortesemente un incontro, spiegandogli, e lui ci ha accolto, come era capace solo lui, credo, e ci diede tutto. Cioè, no, tutto. E da lì è partito tutto. Da lì venimo qui, e ci diede un mutuo, non siamo partiti, e questo sicuramente è merito della banca. E questo è sempre stato un cavallo di battaglia di questa banca. Quindi questo è quello, vero? Sì, sì, già. Stiamo parlando troppo meno della banca. Noi. Vero? È estremamente importante poter avere dal tuo amico, dal tuo cliente, dal tuo vicino che ti ringrazia perché gli hai dato un buon consiglio, che ti ringrazia perché gli hai fatto conoscere una cosa che lui non aveva ancora valutato, meditato. È questo che praticamente va ben al di là dello stipendio. Il vero gioco di squadra credo che vada interpretato con la base sociale, il consiglio di amministrazione, il personale dipendente e l'alta direzione. Quindi vederci un'unica squadra dove ognuno gioca il suo ruolo. Credo che questo sia un po' il segreto di guardare al futuro e fare della progettualità che sia vincente. Se no? Posso inserirmi, credo che sia di qualità e di grande qualità il rapporto che abbiamo con i nostri comitati soci locali. Abbiamo 13 comitati soci locali, 185 soci, noi siamo sparsi su 57 comuni con 21 filiali, e proprio attraverso il rapporto di chiarezza, schiettezza e correttezza, credo che quelle radici che ci hanno insegnato i nostri padri fondatori del credito cooperativo, noi siamo stimolati a portare avanti e a confrontarci in una dinamica di proiezione. Forse già da qualche tempo sappiamo di questo traguardo dei 120 anni, e quindi l'allenamento è quello di portarci alla fase della progettualità per portarci ai prossimi 120 anni.